Siamo nel camerino di Nino Machaize, che è, diciamo, adottata dall'Italia perché tutti la amano. Soprano nell'opera di Gioachino Rossini, Il Turco in Italia. Anche tu sei un po' qualcuno che viene in Italia. Com'è nata questa tua, così, questo tuo essere ospite e poi naturalizzata italiana? Devo dire che sin dalla piccola, quando ero proprio piccola piccola, il mio sogno era sempre di venire qua in Italia a cantare, come penso che sia il sogno di ogni cantante di tutto il mondo. Per cui io cantavo, ero piccolina, e poi dicevo: sì, io devo andare in Italia, devo cantare in ogni teatro italiano, e non avrei mai pensato che avrei incontrato anche il marito e tanti amici. Questa cosa devo dire che non avevo pensato, però la vita mi ha regalato anche questa gioia, quindi. E quindi tu parli perfettamente l'italiano, sei georgiana e hai avuto un grande successo, benché tu sia molto giovane, sei un soprano che ha avuto un certo debutto. Si può dire com'è nata questa cosa? Certo, io sono arrivata in Italia nel 2005 e sono stata fortunata a fare la parte dell'Accademia della Scala per 2 anni, dal 2005 al 2007, e veramente, veramente fortunata perché ho potuto cantare sul palcoscenico del Teatro della Scala come protagonista più di una volta, anche proprio durante gli anni dell'Accademia, che era una cosa abbastanza rara che, diciamo, la studentessa dell'Accademia facesse la figlia del reggimento proprio nella stagione della Scala, e quindi ho avuto questa, diciamo, questa fortuna, e da là è iniziato tutto. Da là è iniziato tutto perché sono già arrivati tantissimi contratti, soprattutto in Italia. E dopo, nel 2008, ho avuto questo, diciamo, questo debutto favoloso di Romeo e Giulietta a Salisburgo, al Festival di Salisburgo, che è stato proprio, diciamo, l'inizio mondiale della mia carriera. E qui al Teatro Regio, siamo nel tuo camerino, ci ospiti prima delle prove generali dell'opera. Come ti senti? Sei di casa? Com'è? Mi sento molto molto bene perché, soprattutto perché devo dire che il Teatro Regio era uno dei pochi teatri italiani che mi mancava. Non avevo mai cantato ancora qua e avevo tantissimo desiderio per tutti questi anni e finalmente sono qua e soprattutto sono con una parte che adoro, perché quest'opera, Il Turco in Italia, il personaggio di Fiorilla, devo dire che è una delle mie preferite in assoluto. La interpreto dal 2009, dove ho iniziato a Vienna e non ho mai smesso. E ho iniziato nel 2009 ed è una parte che adoro, ma è una parte molto, molto interessante, sia musicalmente che scenicamente. Diciamo una donna capricciosa, proprio così definita, la donna Fiorilla. È una donna capricciosa, è una donna, diciamo, proprio sicura di sé, sa di essere bella, sa di avere tantissimo amore e desiderio da tutti quanti e lei si diverte. Quindi è divertente, è veramente molto divertente per quanto riguarda musicalmente, è davvero una parte molto impegnativa,
ma molto molto interessante, perché ha di tutto, ha come le parti d'agilità, diciamo, di coloratura, che parti liriche, drammatiche, per cui molto molto interessante. Quindi sei nella vita e in quest'opera poliedrica è molto amata. L'oggetto del desiderio. Diciamo, va bene. Vediamo se lo dico bene. Nino Machaidze. Nino Machaidze, sì. Per prime 10 pagine. E Marta Palitto. Grazie. Grazie a voi. Mi trovo al Teatro Reggio per un turco in Italia e mi trovo qui con Carlo Lepore e Paolo Bordogna. Perfetto, allora io ho letto un po' di cose su quest'opera, ma quello che mi ha colpito tantissimo è questo discorso del basso buffo, no? Nel senso che è proprio una caratteristica, diciamo, che voi impersonate, no? Nel senso ha un dà un taglio particolare da un punto di vista lirico. Allora comincerò io. Vai. Diciamo questo, che il mio personaggio in quest'opera è un personaggio semiserio, se vogliamo, un personaggio tutto sommato che ha una sua coerenza e arriva in Italia, innamorato dell'Italia, lancia subito questa dichiarazione d'amore, bella Italia, al fin ti miro, e si innamora fatalmente di Donna Fiorilla, che è una seducente Don Giovanni al femminile. Però pur essendo turco, pur essendo, diciamo, provenendo da un paese completamente fuori dalla nostra cultura, ha una sua coerenza di vita, cioè lui è convinto che sua moglie sia sparita per sempre e quindi nel momento in cui si innamora di Fiorilla ha una grande passione per lei e la ama seriamente, ma quando Fiorilla gli domanda, ma come mai, dice, in Turchia non comprate le donne, le vendete, fate quello che vi pare, c'è la poligamia, no? E lui risponde, guarda, io una ne amai e non voleva amar più. È un'opera nella quale si sorride più che altro, è un'opera, diciamo, ironica, ma è molto raffinata. E poi, diciamo, non è lo stile tipico della farsa rossiniana e neanche quello degli italiani in Algeri che la precede di un solo anno, ma è un'opera che, diciamo, in qualche maniera si accosta più a uno stile mozartiano. Invece, parlando invece del mestiere di cantante lirico, in questo caso basso, perché questo a noi interessano gli aspetti tecnici, no? Quando ne parliamo con gli scrittori gli chiediamo cosa fanno, per esempio, dopo che hanno scritto delle ore, che cosa fanno come esercizi fisici per riprendersi dallo spostamento. Il mestiere del cantante lirico, no? Ha delle caratteristiche, come dire... Sicuramente voi fate delle prove, vi allenate la voce. I vocalizzi, diciamo. I vocalizzi. Sì. No, perché delle curiosità, no? Perché poi... Intanto... Ci sono delle piccole... Penso di poter parlare anche per Carlo, il nostro è un mestiere molto fisico. Appunto. C'è molto studio di preparazione, ma insomma la cosa più importante è stare bene, la salute. Io oggi per esempio ho un feroce attacco di cervicale. Accidenti. Però devo lavorare lo stesso. Come si fa? Si fa con la tecnica e con un po' di amore per il proprio mestiere. Ecco, non nascondo che per esempio non dico una corsa, ma una bella camminata la mattina prima di una musicale aiuta ad iniziare vocalizzi con un fiato già più insomma sveglio, e anche a liberare la mente dai pensieri. Certo, è un mestiere che si fa da sani, ecco, questo sì, è un mestiere in cui
bisogna star bene, sì, mensana, voce sana in corpore sano. Prima cosa, esatto. Poi c'è lo studio, insomma, che deve avvenire prima, chiaramente, di arrivare poi alle prove, perché insomma, c'è la base tecnica, lo studio sulla partitura, lo studio, diciamo, sul ruolo proprio. Mettere nota per nota, insomma, ecco, nella giusta posizione, perché poi non ci si deve più pensare. Una volta che stai in teatro devi andare tranquillo, cioè una volta finite le prove basta, non devi più pensare a questi problemi. Infatti lo studio fatto prima e la preparazione ti permette di avere poi in palcoscenico e anche durante le prove la serenità, la tranquillità di fare le cose con il surplus e di mettere insieme le cose che tu hai pensato e le reazioni del tuo personaggio insieme alle reazioni che hanno pensato gli altri colleghi sul loro personaggio. Quindi c'è uno scambio che fa sì che il lavoro poi che si svolge in palcoscenico sia veramente interessante.